Voglio parlare oggi di alcuni sopralluoghi sul territorio che ho fatto negli ultimi giorni. In Val Varenna la settimana scorsa, lungo il corso del Ferreggiano ieri. Cosa ho visto? Ho visto intanto un territorio sia in Val Varenna che nel Ferreggiano compromesso. Sono due torrenti con dei piccoli rivi affluenti che possono diventare delle autentiche bombe in caso di maltempo. Quindi le responsabilità del comune e direi della nostra comunità sono grandi. Intanto bisogna sapere che sono stati arrecati danni al territorio nei decenni passati, danni profondi che creano una situazione di costante pericolo, col quale dobbiamo imparare a convivere. Quindi, prima questione, informazione, 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 un'informazione che deve essere chiara, non allarmistica, ma assolutamente seria. Secondo, bisogna essere in grado di attivare, tutti gli interventi di emergenza, ma questo non basta, bisogna cercare di agire, per rimuovere le cause dei disastri, e la rimozione delle cause dei disastri non è semplice. Ci sono lavori strutturali sul Ferreggiano, in parte vengono realizzati, così come stanno per essere realizzati dei lavori sul torrente Chiaravagna, che richiedono ingenti risorse finanziarie, ma non sono sufficienti da soli a mettere in sicurezza i torrenti. Ci sono opere più significative, lo scolmatore del Bisagno, lo stesso canale scolmatore deviatore del Ferreggiano, che richiedono somme che possono venire da una politica dello Stato. E poi c'è la grande partita della manutenzione ordinaria, la pulizia dei tombini, la pulizia dei rivi, che deve vederci impegnati, il Comune e le sue aziende. C'è molto da fare e questo deve essere un impegno. Concludo con un invito a tutti i cittadini. Segnalate, segnalate, segnalate le cose che non vanno, gli interventi che secondo voi sono da effettuare e la comunità tutta, il comune in primo luogo, farà il possibile perché questi interventi vengano realizzati.